L'acqua da un po' ne va. Tanta l'aria sa tagagna. Apre a Pianura presso la Casa della Cultura e dei Giovani in via Comunale Grottole la prima sala di registrazione comunale della città. È stata inaugurata dal sindaco De Magistris con l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente e sarà uno spazio gratuito a disposizione dei ragazzi dai 16 ai 29 anni accomunati dalla passione per la musica. Noi vogliamo produrre batticuori positivi legati alla musica, alla cultura, allo stare insieme ad altri ragazzi. La Casa della Cultura dei Giovani a Pianura è proprio un modello. I centri giovanili del Comune di Napoli che sono aperti H24 il sabato, la domenica e anche la notte per attrarre i ragazzi in un modo di stare insieme bello e positivo, in un modo di stare insieme d'eccellenza e contemporaneo. L'idea di un Fab Lab prima, l'anno scorso, ed oggi uno studio di registrazione vuol dire veramente dire ragazzi, stai con noi, viviamo il nostro tempo insieme, facciamolo grazie a dei progetti di grandissima qualità. La strada e tutti i pericoli che questa può regalarti devi assolutamente lasciarla alle tue spalle. Nato dall'appello pubblico promosso dal consigliere Luigi Felaco e sottoscritto da centinaia di musicisti, lo studio è stato intitolato a Pino Daniele e vuole essere un presidio culturale a sostegno dei giovani talenti. Tutto quello che si fa per Pino, abbiamo sempre detto che è il modo più semplice e naturale per stargli vicino. Anche la fondazione si dà da fare, quindi lui voleva qualcosa per i giovani. Questa è una bellissima iniziativa nella nostra città, specialmente anche in questo quartiere che è Pianura, è un modo per far sì che i giovani si avvicinano alla musica e non alla strada. Come investire sui talenti musicali di questa città? In passato c'è chi ha investito con il concerto Mordi e Fuggi per gli amici degli amici, oggi io credo che si danno strumenti reali per avere una professionalità sempre più alta, per registrare un prodotto di altissima qualità e presentarsi nel panorama musicale. Il nuovo studio di registrazione, che rientra nelle azioni di potenziamento della rete dei centri giovanili comunali, sarà gestito dall'Associazione Articolo 45, presieduta da Claudio Manfra, che accompagnerà per i prossimi 3 anni il percorso artistico di un giovane musicista. I giovani dai 16 ai 29 anni che possono esprimere tutto il loro talento e verranno accompagnati da un nostro fonico, da un nostro ingegnere del suono. Quindi ragazzi, venite da noi perché troverete un studio qualificato e con tanta professionalità. Noi siamo contenti oggi perché un altro pezzo di questa Casa della Cultura che abbiamo consegnato alla città, in particolare al quartiere di Pianura, prende corpo attraverso una sala di registrazione, attraverso la musica, attraverso tanti giovani. Qui c'è una radio che già funzionava, quindi di questo siamo particolarmente orgogliosi perché è un punto di riferimento, un luogo sicuro dove si fa formazione, cultura e quindi le armi del riscatto di una comunità. Napoli si sta riscattando attraverso la cultura e attraverso la voglia di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Questa è la Napoli che vogliamo e quindi siamo qua a cantare che un giorno all'improvviso Napoli si è riscattata.